Il nostro giro approda nelle periferie, cerchiamo di accontentare un po' le segnalazioni, un po' tutte le segnalazioni dei cittadini per poi riportarle all'amministrazione centrale, agli uffici tecnici per risolvere o cercare di risolvere. Vedete, ci troviamo qui a Talsano in Viale Europa, angolo via Sanguzza, veramente stiamo precisamente su via Sanguzza. Lo vedete? E voglio rappresentarvi una situazione incredibile, un palo su cui sono attaccati i fili, i collegamenti dell'energia elettrica, che è completamente corroso, che è completamente, vedete già i fori, i buchi dovuti appunto all'erosione della ruggine, numerose segnalazioni. Nessun intervento. Guardate qui i fili della luce, un impianto elettrico che è appunto collegato. Addirittura qui c'era anche un lampione, vedete il vuoto della pubblica illuminazione che ora non c'è più, ma proprio nel periodo dello scorso Natale, nel periodo più o meno dello scorso Natale, un bambino addirittura purtroppo ebbe una scossa di energia elettrica e quindi per fortuna non vi è stata una tragedia, ma sembra davvero questo un palo maledetto. Vedete, quindi voglio insistere, caro Melucci, cara amministrazione Melucci, io mi rivolgo a voi perché è vero che qui possono esservi anche delle competenze dell'Enel, però un'amministrazione quando viene coinvolta, cointeressata da un problema, si deve rivolgere presso l'ente responsabile o comunque su cui si appoggia. E guardate qui cosa succede. E mangia oggi, mangia domani, mangia dopodomani il ferro, vedete, si consuma l'erosione, si vedono i buchi e a lungo andare poi si verificherà la tragedia, che prima o poi il palo crollerà. Non accadrà oggi, non accadrà domani, accadrà tra mesi, però prima o poi accadrà. Vedete, qui c'è proprio un vuoto, non l'avevo notato perché ero dall'altro lato, è pericolosissima la situazione. Ma voglio farvi vedere anche le stranezze, guardate, un'insegna, questo è il divieto di fermata, vedete, divieto di fermata, vedete, piegato, ricurvo su se stesso, e cosa ancora più ridicola, il divieto di accesso per i mezzi pesanti che paradossalmente invece di stare qui ed essere visibile sta, guardate, dovrebbe stare sulla strada, no? Che dite? Che dite? Che dice comandante dei vigili? Che dice assessore Ciraci? Io penso che un palo non stia al contrario, perché il palo non penso che l'invito ai mezzi pesanti a non circolare, a non transitare sia rivolto alla parete. Non è che sindaco, assessore Ciraci, comandante Matichecchia, l'insegna, vedete, no, non è rivolta, la segnaletica non è rivolta alla parete, non è che la parete risponde, devono rispondere i cittadini, devono rispondere coloro i quali transitano qui eventualmente con i mezzi pesanti. È una caricatura, un palo completamente corroso, guardate, qui una segnaletica ricurva e, ironia della sorte, guardate qui, guardate, prego al nostro operatore di seguirmi, guardate, facciamo vedere vedete, la segnaletica, il segnale, e fate vedere il muro, prendiamolo in prospettiva, di fronte, si guardano tutti e due, divieto di transito per i bus, per i mezzi pesanti, per i camion, e parete, così giustamente il mezzo pesante che passa non ne sa nulla, e passa perché non lo sa, non lo vede. Insomma, vedete, questo succede quando si ha un'amministrazione comunale
completamente scollata, lontana dalle periferie, un'amministrazione comunale sorda che nonostante le insistenze fa finta di non sentire. E qui, e concludo, prima o poi si verificherà una tragedia, prima o poi il palo collasserà, si piegherà in due, consumato, da un lato e dall'altro. Cara amministrazione Melucci, cosa aspettiamo? Una tragedia? Poi dobbiamo andare a individuare le colpe, chi è stato il responsabile, come quando avete dato l'ordine, l'ente comune ha dato l'ordine di collocare i famosi tappeti per la pista di atletica di materiale infiammabile sotto la curva sud, poi non si sa chi è stato. E qui non sappiamo mai chi è stato. Quindi, signori cari, la segnalazione l'avete ricevuta. Ora, datevi da fare prima che ci piangiamo il morto. Capito, Melucci? Capito? Dico Melucci per dire tutta la macchina amministrativa che ruota intorno a questo sindaco politicamente fantasma.